Ma tu ancora lì stai? Allora, micio micio bau bau, dov'è il mio papino? Fantastico! L'eroe della zona contaminata è di ritorno. Lo so. Ho fatto quello che bisognava fare. Ora GNR va di nuovo in onda in tutta la zona contaminata della capitale. Ma prima che torni al mio dovere, scommetto che vuoi sapere di tuo padre. Ma va? Dov'è mio padre? Quando tuo padre è passato di qui, ho parlato con lui a lungo. È veramente un tipo in gamba. Ha detto qualche parolone scientifico che non ho capito e ha nominato qualcosa chiamato Progetto Purezza. Ha detto qualcosa su una visita alla dottoressa Lee a Rivet City. Poi se n'è andato di fretta. Vabbè. Com'è venuto se n'è andato, eh? Un po' come mia madre. E allora è lì che andrò. Addio, tre cani. Ricorda di tenerti in contatto quando sei là fuori e fai attenzione. Grazie, amico. Ci vediamo. E siamo saliti di livello. One in a million. One in a million you are. Quando un fulmine colpisce, colpisce duro. Hai una possibilità su 100 di fare il triplo del danno. Questa non è male, sai? 15 punti di danno con le armi pesanti, in più otterremo altri 50 kg. Però dovrei buttarci su almeno 3 gradi, di sicuro. Ogni volta che uccidi un cattivo potrai prendere un dito dal suo cadavere. Questo dito potrà essere venduto a una certa persona in cambio di tappi e karma. Beh, ci sta. I soldi ci servono effettivamente. Questa fa la stessa cosa ma con le orecchie e con le persone buone. D'accordo, iniziamo con questo. Ricerca scientifica. Ma prima mi prendo un'altra abilità. D'accordo, facciamo i giustizieri. Tre cani, passa una buona giornata. Io ora me ne vado a casa a riposare. Dunque, Papino si trova a Rivet City. Sarà una lunga camminata. Una lunga camminata che potrei fare con Gina. Però no, non mi va di pagare qualcuno per portarmi da qualche parte. E via, si parte nuovamente all'avventura. Ehi, c'è una mosca. Non c'è più la mosca. Ma voi vi ricordate uno dei primi episodi della serie originale che avevo fatto? Che ho rotto il gameplay solo per arrivare prima a Rivet City e prendere la bambolina? Ah, che tempi. A proposito. Ah no, la missione per Moira è troppo lontana, non mi va di andarci. Ma che bel posto sicuro. Questa cella qui è palesemente il modello di una cella normale rimpicciolita. Ehi, medicine gratis. Oh no, un bambino. Bimbo, che ci fai qui? Quei mostri mi prenderanno! Calmati ragazzo, dimmi tutto! No, quelle cose mi prenderanno! Non posso fermarmi! Sono grande e grosso, ti proteggo io! Sembri più forte di tutti gli altri adulti. Puoi proteggermi? Non che ne abbia voglia, dimmi di più! Quelle grandi cose sono in tutta Graydich e hanno ucciso tutti! Please find my papa? Sì, ma non parlare inglese, per favore. Hanno grandi zanne e acchiappano tutto quello che trovano lungo il loro cammino. Mio padre le chiamava sempre fottute formiche. Ed è questo il modo in cui le abbiamo sempre chiamate. Chissà che animale è, allora. D'accordo, cercherò il tuo papino. Mi rivedo un po' nella tua situazione, ragazzo. Davvero? Grazie mille. La mia casa è vicino al grande cartello e al vecchio ristorante. D'accordo, bimbo. Per favore, trova mio padre e convincilo a tornare. Sai, forse questo potrebbe essere utile o forse no. Comunque papà aveva nascosto un sacco di roba dietro al vecchio ristorante in una discarica. Bravo ragazzo. Mi ha dato la chiave dicendo che era per le emergenze. Ma scommetto che non gli dispiacerebbe se te la dessi. No, non credo proprio. D'accordo, bimbo, ci penso io. Mio Dio. Dai, non è lontana. Posso permettermi una deviazione. Ehi, c'è della gente lì. Immagino stiano sparando alle formiche. Se permettete, mi unisco anch'io. Sai, sono punti esperienza. Ecco fatto. Bravo bambino, torna a casa. Dunque, questo dovrebbe essere il dinner. E questo è il cassonetto. Bravo papino che ha tenuto le cose nascoste. Oh, meno male che in giro c'è gente che mi aiuta. Bel vestito. Eccone una. Non c'è più. Porca miseria. Che sfiammata. Ah, ma finiranno prima o poi queste maledette, eh? Ok, ecco la casa del piccolo Billy. Ehi là? Oh no, mi sa che abbiamo trovato Papino. Mi dispiace. Bel cappello da sceriffo. Non sta per nulla bene col nostro outfit, però. Bimbo, ho brutte notizie. Mi spiace, ma Papino è morto. È morto? Lo sapevo già. E poi non ce la faccio più nemmeno a piangere. Beh, non ha tutti i torti, però ci penso io.
Devi fermare tutto ciò, in modo che non possa succedere mai più alla famiglia di nessun altro. Vorrei averti incontrato tempo fa. Forse mio papà sarebbe ancora vivo. Eh già. Dunque, che cavolo ne so io da dove arrivano le formiche? Torna a farmi gli affari miei. Oh no! Vai, fatti colpire, Fra! Oh, e vai! Mi salvo io! Oh no, è morto! Mannaggia! Grazie del vestito. Ehi, è proprio un bel vestito questo! Ah no, il giro nella metropolitana oggi non me lo faccio. Se posso lo evito. E guarda caso non posso da qua. Maledizione! Ok, ora mi sento preso in giro. Oh, ma guarda! Un bel libro. Questa era casa di un italiano. It's a me, Wario. Mamma mia. Vediamo se posso fare il furbo. No, muro invisibile. Il più grande amico di ogni esploratore. E niente, ci tocca il giro lungo. Ehi là, che si vende qui? Bel fucile. Beh, niente di che. Che è successo? Oh la madonna. Tutto a posto? Sembrerebbe di no. La miseria! Michael Bay, sei tu? Tranquilla, ci penso io. Presa. Ah, è un rider. Pensavo che era un super mutante. Preso. I have the high ground, Anakin. Oh, ma guarda quanta bella gente che c'è. Ah, speravo nell'esplosione. Che è arrivata in ritardo. E la tua bella roba la andiamo a vendere. Al prossimo mercante, perché questo ormai l'ho svuotato. Chi mi ha colpito? Ma... bastardi? Beccatevi questo. No, bastardi. Ma quanti bei libri. Senti, lo so che non è una bella cosa, però io ne ho bisogno. E soprattutto li tieni su quello scaffale senza venderli. Ma che sei stupida. In teoria dovrei essere abbastanza lontano. Ok, non mi ha visto. Dai, almeno abbiamo fatto valere questa cattiva azione. Devo fare attenzione alle spalle. Addio a una. Missione aggiunta, random encounter. Ma va? Mad Brahim Rampage. Che succede? Cosa succede? Orello! Ancora sta andando avanti! Qualcuno lo salvi! Credo sia questo l'incontro. Sì, e sono anche belli incazzati. Ehi, ehi, ehi! Piccola mucca! Che vuoi? Oh, ma ancora sta andando quello! Non pensavo che uccidere qualcuno portasse a tutto ciò. È anche magnifico da guardare. Kaboom! Oh! Finalmente ho ottenuto quello che volevo. Certo che per non prendere una metropolitana. Ah, cosa non si fa per risparmiare? Ma, scusami? Hai addomesticato uno yokai tu? Pancor Jackhammer. Oh, ma i fucili a pompa in sto gioco picchiano duro, eh? Scusa, fammelo vedere. Orca miseria. C'è della gente lì. Vediamo se riesco a coglierli di sorpresa. No, troppo lontano. Dai, bella, vieni. Porca miseria! Che volo che mi son fatto! Tu sei morta? Porca miseria! In sto gioco bisogna fare attenzione ai parcheggi. Sono la zona peggiore dove puoi trovarti. Ora avrei proprio bisogno di un dottore. Ale! Addio al braccetto! Allora, come stiamo? Che è successo? Un Deadclaw vagante. Per fortuna è mezzo morto. Oh, ma è ancora vivo, eh. Uff, mamma mia. Pericoloso il Fra, eh. Grazie del libro. Oh, oh, interessante questo. Te l'ho già detto, io in metropolitana oggi non ci vado. Ecco, quelli sono pericolosi. Ecco fatto, li abbiamo anticipati. Ecco qua, cane della fossa. Grazie del guanto. Chi è? Porca miseria, che colpo. Ah, ma è una torretta, ma vaffanculo. Pensavo che era il tizio là in fondo io. Beccati questo. Preso. Stronzo. Porca miseria, quella da dove è uscita con quel lanciarazzi. Fanculo tu! E dammi sto RPG! E c'era anche una rivista! Ah, per nostra fortuna non manca molto! È stata una lunga scampagnata questa! Talmente lunga che c'è già chi mi cerca! Preso! Madonna mia, che è successo?
E questo da dove è apparso fuori, scusami? Cos'è successo qui? Ragazzi, da dove siete saltati fuori? Oh, contenti voi. Overdose di meth. Eh beh, certo. Scusatemi, posso unire a voi? Oh no, l'hanno colpito! Colpita la torretta. Talon Company Merch, eh? Va quanto siamo bravi! Ecco fatto, bravi ragazzi. E questo, se non vi dispiace, me la prendo io. Bella quell'arma silenziata. Questa usa la 10 mm, beh, non sembra male. Bella! Io non so da dove siete saltati fuori, né chi siete, ma vi ringrazio. The Collection Room. Beh, io non so cosa avrei fatto senza di voi. No, aspetta, io pensavo che l'overdose di meth fosse una medicina, non un'arma. Devo provarla. Vabbè, entriamo qua dentro e vediamo che cosa c'è. Crash. Ecco che cosa c'è. Vabbè, peccato. Non sapremo mai che cosa c'è là dentro. Però io voglio provare quest'arma. Ehi, ho trovato una barca. Però non mi sembra il caso di andarmi a fare un giretto. No, signora, non si avvicini. Ho già i miei problemi. Vai a Point Lookout. Mi serve il tuo aiuto. Mia figlia si è imbarcata sulla Duchessa Gambit qualche settimana fa. E da allora sono terribilmente in ansia. No, signora. Non l'ho più sentita. Ma se vai là, puoi cercarla. Ti prego. Ti aiuterò in ogni modo. Oh, signora, ho già i miei problemi. Eppure, le parole di quella donna mi ricordano qualcosa. Ma forse è troppo presto per ricordarlo. Devo ancora andare avanti. Ehi, bella vanga, posso prenderla? Yahit! Beh, sembra una normalissima vanga. Però finalmente ci siamo. Siamo vicini alla meta. Ehi, qualcuno su cui provare la vanga. Ehi là, buon signore. È volato via. Madonna mia, che atterraggio morbido. Ah, forse per te converrà nuotare. Per me non è un'ottima scelta, sai? Dai, vieni fuori dall'acqua. Voglio farti fare un altro bel viaggetto. Porca miseria, che vangata. E addio al Mylurk. Le scelte sono due. O mi faccio il giro ancora più lungo, o attraversiamo il canale a nuoto. Ah, cosa non si fa per risparmiare due spiccioli? Spero solo di non beccarmi qualche irritazione. C'è della brutta gente qui. Meglio fare in fretta. Ehi, bel posto. Sicuramente qua una volta si divertivano. Fucile d'aria compressa Red Rider. Wow, è più bello del mio questo. E all'improvviso si è fatto tutto nuvolo. Dov'è tutto il sole di prima? Ah, che belle le texture di Fallout 3. Non erano per niente rotte. Ah, la luce, finalmente! Che indica che sono salito di livello e che ho raggiunto la mia meta. Che meraviglia! Che giubilio! Finalmente! Ma io sarei salito di livello. Dove sono i miei punti abilità? Eccoli! D'accordo, continuiamo con questo. Più che altro vorrei sapere quanti gradi ha. Ok, questo sì che è interessante. Non ti piacciono i Riders, i Junkies e le Tribù. Gli farai il 15% in più di danno e avrai una maggiore possibilità di colpirli col VATS. Mentre con questo li spaventeremo a morte. A parte la piccolezza dell'icona, l'Owner sembra interessante. Guadagniamo il 50% in più di esperienza se combattiamo da soli. Beh, per ora siamo proprio da soli. Da soli perché nostro padre ci ha abbandonati.